Presidente, a me colpisce tantissimo questa sua presa di coscienza, perché in fondo lei rappresenta, insomma, è il vicepresidente nazionale dell'UDC e sta prendendo coscienza, sta comunicando più che altro la presa di coscienza del fatto che la politica come sistema oggi non funzioni, e non esclude il suo partito da questo. Ma per carità, non... A me non è. Non lo trovo, la prima volta nella mia vita. Ma di non, un lo trovo, non lo trovo credibile. Non lo trovo. Nefandezze, perché poi sono nefandezze. Errori unire, politici. Poi unire la vita privata con quella pubblica. Insomma, è una. Io è una credo, cosa... non lo so se per carattere, se per letture, che poi è anche la questione generale nella quale ci troviamo. Che non se ne viene fuori se ognuno di noi dice all'altro che cosa deve fare. Ma se ognuno di noi dice denunciare qualcosa di diretto e specifico all'UDC, può essere? No, ma se ognuno di noi dice a se stesso come si deve comportare. Il problema non è giudicare gli altri, il problema è superare i propri limiti. Se io mi arrabbio quando vedo un'altra macchina parcheggiata in doppia fila, perché mi intralcia, ma poi quando ho esigenza lascio la macchina in doppia fila, il giudizio che esprimo nei confronti degli altri non risolve il problema. Beh, lei nell'intervista al Corriere del Mezzogiorno ha denunciato che comunque il Sud è abbandonato, no, dal governo. Questo è un altro pezzo, sì. Però sappiamo che fra un po' ci sarà Renzi, quindi potrebbe essere un passo secondo lei. Qual è la sua visione? Renzi non è Prometeo, quando scoprirà di non essere Prometeo avrà dei problemi, ma io ne sono cosciente già da adesso. Non è che arriva Renzi e risolve il problema. Forse anche questa forma di superomismo comico al quale la politica si è affidata, che non ci porta da nessuna parte. Noi abbiamo leader, ma non abbiamo il popolo. Abbiamo degli elettori a volte un po' distratti, a volte un po' più consapevoli e quindi non vanno a votare. La questione è che il Mezzogiorno è stato derubricato, per la verità non da oggi, non è una responsabilità di questo governo. Non c'è dubbio. Il Mezzogiorno è stato derubricato dalle vicende nazionali, dalla metà, dalla fine degli anni 90. Non è un caso, parlano le cifre, non è una mia opinione. Fino al 91, grosso modo, fino alla metà degli anni 90, c'è una progressiva riduzione in termini di prodotto interno lordo tra nord e sud, nel caso in cui ritenessimo che il PIL sia un indicatore credibile, poi si potrebbe discutere anche di questo, ma c'è una progressiva riduzione del divario. Dalla metà degli anni 90 questa forbice si riapre, ma perché il berlusconismo non è stato solo un problema del centrodestra, il berlusconismo è stato un problema della società italiana. Berlusconi è arrivato dopo che gli italiani si erano berlusconizzati e Renzi è dentro quella narrazione individualista, per cui non c'erano più le comunità, i pezzi di paese, le aree territoriali che dovevano essere ricomposte, c'erano gli individui frammentati, sparsi. E le politiche tutelavano gli individui a seconda della forza che gli individui avevano nell'interlocuzione con chi aveva il potere. Dentro questa condizione, nell'individualizzazione delle posizioni, il Mezzogiorno ha avuto meno forza di altri ed è scomparso. Senta, mi scusi, lei dice che non bisogna criticare gli altri, ma prendere coscienza e agire in proprio. Dei propri limiti. Dei propri limiti. Da questo punto di vista l'UDC... Che intenzione ha? Qual è il programma? Qual è la visione concreta sul territorio, soprattutto, che ha l'UDC? Guardi, forse la prima questione è che noi dobbiamo affrontare una seria fase di rinnovamento, dove il rinnovamento non è un fatto anagrafico. Il rinnovamento è una sorta di rifioritura, direi innanzitutto di una ragione culturale, non vorrei apparire fuori luogo. Anzi no, lei esprime dei concetti o molto... ipoglicemico, visto che ci abbiamo verso l'ora di pranzo. Lei esprime dei concetti concreti, però ma non mi fa l'agire... dei casi specifici. Ma l'agire politico ha l'esigenza di ispirarsi a questo. Noi riteniamo che la politica non sia superomismo, non sia vocazione maggioritaria, ma sia la composizione delle parti e che ognuno di noi deve scegliere un pezzo della società che intende rappresentare e sforzarsi di essere interprete di quella posizione per la credibilità che offre a quella parte di società. Qual è la sua posizione? Oggi io credo che noi abbiamo, in una lettura trasversale, una quantità di povertà e di marginalità
che siccome percepiscono che le istituzioni non le guardano più, si muovono in maniera indifferente. E sono trasversali, paradossalmente non è solo un fatto di ricchezza, ma è un fatto di perdita di sicurezza. Anche la persona che ha un reddito accettabile, ma che percepisce che la sicurezza sociale, proprio quella in termini di legalità, la sicurezza in termini di tutela della salute, la sicurezza in termini di organizzazione del servizio scolastico, si riduce, si refluisce. Allora, noi vorremmo essere una forza politica che si pone come interlocutore di queste realtà, ma è del tutto evidente oggi che il punto più debole l'incrocio tra la perdita di sicurezza in termini generali e le condizioni di difficoltà economiche. Mi scusi se la interrompo di nuovo, però voi cercate di catalizzare quelle energie che vengono in qualche modo emarginate dai partiti più forti. È la domanda che pongo a chi ha scritto questa legge elettorale o ha immaginato questa riforma costituzionale, e se noi ci stiamo interrogando seriamente sulle ragioni che portano le persone a non votare. Io ho la sensazione che i partiti più grandi, siccome prendono voti, ritengono che la questione di prendere voti risolva il problema di chi non va a votare, ignorandoli. Dicono abbiamo un 50%, quel 50% dobbiamo prenderlo noi, non ci interessa dell'altro 50%, forse è questo il discorso. È così, il Partito Democratico, che i sondaggi danno al 30% sul piano nazionale, se conta il proprio consenso inserendo nella contabilità quelli che non vanno a votare, è il 14% del paese reale. E se io fossi un dirigente del primo partito politico italiano, che nella realtà dei fatti rappresenta il 14% della società, mi preoccuperei. Beh, però è sempre il vice segretario di un grande partito, che è l'UDC, insomma, non stiamo parlando diciamo di un partitino. Diciamo che abbiamo una... E perciò le chiedo, colgo l'occasione per chiederle, nei piani concreti, che cosa nei programmi, stiamo facendo che noi? Cosa fate? Noi benissimo. Stiamo prendendo posizioni politiche nelle varie realtà, penso Caserta, Benevento, adesso vedremo anche Napoli, non partendo da con chi andiamo, ma partendo da che cosa si fa.